Ottimo. Deve rimanere massima fino al termine, altrimenti l'errore si paga a caro prezzo. Questa è la lezione che il Modena ha dovuto ripassare amaramente oggi al Meazza. Aver resistito con ordine e disciplina tattica fino al 76esimo, poi il rigore e il secondo gol subito nell'arco di 3 minuti. Bella ma inutile la reazione finale. Il Milan ha sofferto più del previsto, sono mancate per oltre 3/4 di gara fantasia e anche il ritmo abbinato a tecnica al momento dell'ingresso in area. Andiamo a vedere comunque il montaggio firmato da Mauro Giovagnoli. La tensione, la concentrazione di Redondo, prima partita da titolare nella Serie A, l'ultima in campionato l'ha giocata ai tempi del Real Madrid. De Biasi utilizza da subito il nuovo arrivato della campagna acquisti invernale Marasco, ma le prime occasioni sono per il Modena. Vignaroli, dopo il rimbalzo, la conclusione nel tentare di sorprendere Dida, corner e poi l'esperienza di Seedorf per neutralizzare con molto mestiere Colucci che lo aveva aggirato al momento della deviazione aerea. Zona d'attacco del Milan, va giù Shevchenko, forse trattenuto da Maier, ma Trefoloni ha fischiato un fallo in attacco iniziale dell'ucraino, due avversari su di lui, forse trattenuto per la spalla sinistra Shevchenko. Rivediamo Shevchenko in duello con Milanetto, fallo di Shevchenko ma allunga un po' la gamba Milanetto, Shevchenko quasi non se ne accorge. Gattuso, buon cross teso, Calazze schiaccia debolmente, l'elemento più pericoloso per il Milan in attacco, Calazze nel corso del primo tempo. Seedorf, il traversone ancora a Calazze, stop e poi conclusione con buona coordinazione. Seedorf, il Milan stenta a scardinare il Modena, prova anche dalla distanza, non trattiene Balotta ma è abile, pronto nel riflesso in anticipo su Shevchenko. Prova su punizione Rui Costa, inizialmente appunto preferito a Rivaldo. Attenzione a Vignaroli, lancia Mauri ma Stevanato, primo assistente, commette un grave errore fermando per fuorigioco Mauri che non aveva più ostacoli verso Dida. Sembra netta la posizione regolare ma c'è un altro replay che dà l'idea esatta della dimensione dell'errore di Stevanato al momento del lancio di Vignaroli. Guardate, deve ancora apparire Maldini che teneva in posizione regolare e Mauri. Si rimane sullo 0-0. Seedorf, forse trattenuto per la maglia Inzaghi e poi Ponzo con mestiere su Shevchenko. Ancora Vignaroli per Ponzo, chiedono inutilmente il fuorigioco quelli del Milan, non segnala Stevanato, avevano ragione i giocatori di Ancelotti perché Ponzo sembra in offside. Errore ancora di Stevanato, sono soddisfatti i tifosi del Modena nell'intervallo. Modena in attacco, chance non sfruttata, sfiora appena di testa Vignaroli. Poi Rui Costa, Inzaghi, ma non ci sono problemi per Ballotta. Non c'è tempo da annoiarsi al Meazza. Mauri, Vignaroli, un po' in ritardo Maldini, non trova la porta del Milan. Poi Gattuso gli nega forse giustamente il corner Stevanato, ma guardate Gattuso, manda a quel paese l'assistente dell'arbitro, poi un gesto di scherno, anche un applauso polemico, non ha pagato dazio Gattuso. Seedorf ancora, Ballotta appare stavolta più sicuro rispetto al primo tempo, poi una trattenuta probabile di Scimic ai danni di Vignaroli, fallo in attacco dice Trefoloni del Modena, entra Rivaldo al posto di Scimic. Lancio di Rui Costa, Inzaghi mette bene a terra, segna, ma è stato segnalato un fuorigioco, immagine che andrebbe rivisitata in Moiola, forse Inzaghi tenuto in posizione regolare da Ungari. Entra Thomason per Shevchenko, la squadra è sullo 0-0 ma non ha molta fretta di abbandonare il campo Shevchenko. Intanto doppio errore, Ponzo poi frana su Calazze, Trefoloni concede al Milan il 10° calcio di rigore in questo campionato, non protesta neanche Ponzo, appare scoordinato il suo intervento dopo l'errato controllo, primo errore da parte anche di Cevoli, sta per calciare Thomason ma Ancelotti dice a Pirlo vai dentro tu, e allora dal dischetto Pirlo spiazza Ballotta e segna per Pirlo, è il 7° rigore trasformato in questo campionato, l'8ª rete, una punizione anche a Bergamo. Non crossa inizialmente Rivaldo, forse perché vede Inzaghi in fuorigioco, poi arriva il traversone del brasiliano campione del mondo e lo sfrutta meravigliosamente Inzaghi, anche se Ballotta non appare davvero irreprensibile in questo tentativo di parata, peraltro anche Moretti battuto sul tempo, Moretti che era entrato nella ripresa. Primo minuto di recupero, ne ha dati 5 Trefoloni. La battuta è di Scoponi, subentrato a Mauri al 21esimo della ripresa. Primo gol in Serie A, ci crede il Modena. C'è ancora tempo per cercare il clamoroso pareggio, mentre rivediamo il destro di prima intenzione di Scoponi. E siamo al 5° e ultimo minuto di recupero. Vignaroli per Milanetto, destro ma parata di Dida. E Ancelotti dice ma guarda come dobbiamo soffrire fino all'ultimo. C'era un buco difensivo a destra per il Milan, ma è andata bene la squadra di Ancelotti. Vittoria sofferta, ma proprio per questo più preziosa, le cose si erano messe male alla fine, però 3 punti per la capolista Lina Maffei. Grazie.
Eserse Cosmi abbraccia il figlioletto celebrando un successo preziosissimo. In mezzo al campo Lucianone Gaucci cede alla commozione e piange convinto, ma le lacrime vere sono tutte per il Milan di Carlo Ancelotti, stroncato da un colpo di genio di Fabrizio Miccoli. Certo, la terza sconfitta consecutiva in campionato a Perugia ha a che fare con una statistica micidiale. Ma mentre il folletto perugino celebra nel migliore dei modi la chiamata di Trapattoni, il suo gesto balistico da fenomeno non è sufficiente a spiegare la quarta sconfitta in campionato dei rossoneri, perché il Perugia, incapace di cambiare 10 uomini come fa Ancelotti dopo la sfida di giovedì in Coppa Italia, si assesta sulla tre quarti, aspetta il Milan e tira a campare. Insomma, lo stop dell'ex capolista non è direttamente proporzionale alle qualità dell'avversario, quanto piuttosto ai limiti imbarazzanti dell'intero gruppo rossonero. Così, mentre si fa appena in tempo a capire che nel Perugia non c'è Obodo ma Fusani e che Ancelotti ripropone lo schema 4-2-3-1, il Milan punge. Rui Costa, non troppo convinto, ispira la battuta di Inzaghi che, in sospetto fuorigioco, prova a battere Calaz. Lo spilungone australiano ci mette il piede sinistro e lo spreco, alla fine, sarà decisivo per i rossoneri. Il Perugia assiste prudente alla manovra milanista, già lenta come una messa cantata. Al 18° Miccoli prova a ridicolizzare Nesta, ma poi, visto il recupero del suo avversario, cede alla tentazione di un tuffo ingannatore, punito con l'ammonizione. Meglio di lui fa Dida al 22° mettendo la manona destra sulla botta di Blasi. Sarà l'unica parata del portiere milanista. Un Milan che è ancora vivo e in partita e che impreca la precipitazione dell'arbitro Dondarini. Sul fallo di Blasi su Seedorf non concede il vantaggio per un clamoroso contropiede 3-1. Il Milan incassa e si spegne. E al 36° nel grigiore generale il lampo di Miccoli illumina una gara incanalata sui binari della noia. Visto e rivisto, il destro del pugliese merita l'applauso. Il Milan non ce la fa a reagire. Il balordo cross di Calazze descrive l'imbarazzante momento rossonero. Si pensa ad una reazione nella ripresa, ma non è così, perché se Dida non tocca palla col Perugia arroccato nella propria metà campo, Calaz dall'altra parte non deve fare straordinari. Shevchenko resuscita dalla sua posizione defilata di destra nel primo tempo, provando prima la conclusione personale e poi l'assist per Seedorf, senza fortuna. Entra Pirlo per Redondo, ma nessuno si accorge di niente e il quasi rigore stavolta lo sbaglio a Pippo Inzaghi, incapace di sfruttare la svirgolata di Di Loreto al 20° che manda fuori tempo Calaz. E dato che i guai non arrivano mai da soli, alla mezz'ora Maldini, malgrado sia uno dei pochi rossoneri lucidi, centra Vrizas, rimedia l'ammonizione che gli farà saltare la sfida con la Lazio in quanto diffidato. Esce Miccoli e l'ovazione è meritata, come meritata è la rabbia dei milanisti al 42° contro Andrei Shevchenko. L'ucraino fa tutto bene, ma alla fine è incapace di servire Thomasson solo davanti alla porta. L'occasionissima sfuma sul labiale del protagonista che dice al compagno «Non ti ho visto». I minuti di recupero sono 4, ma il Milan è tutto e solo su quest'incursione di Thomasson chiusa dal solito Calaz. Il Perugia fa festa, schizza a quota 28 e pensa in grande. Il Milan sconfitto si ridimensiona in modo preoccupante e torna a casa nero come la sua maglia. Il posticipo della quarta di ritorno mette di fronte allo stadio Meazza in San Siro Milano la squadra che più di ogni altra ha fatto punti in casa. Il Milan è quella che al pari della Juve vincente oggi a Parma ha centrato più successi in trasferta, la Lazio. Ancelotti, dopo il rapidissimo rinnovo del contratto, ripensa al vertice della classifica e ridisegna il solito modulo ad albero di Natale 4-3-2-1 in cui Shevchenko, preferito Inzaghi, viene sostenuto da Seedorf e Rivaldo. Costa Curta sostituisce lo squalificato Maldini. Roberto Mancini non fa pretattica e mette in campo la squadra annunciata alla vigilia, quella che ripropone Mihajlovic al centro della difesa, Gianni Chedda a centrocampo e i soliti due, Lopez e Corrado in attacco. E sono proprio loro a confezionare la prima palla gol della partita. L'azzurro, partito da centrocampo, fa il servitore per l'argentino che, dopo aver beneficiato della finta intelligente di Stefano Fiore, spara alto di destro, lui che è Mancino. E tra il Mancino e Mancini, che lo aveva sgridato per non aver stoppato il pallone, è guerra aperta. La replica rossonera non si fa attendere, Shevchenko scatenato supera di slancio Mihajlovic, quindi negro, e costringe Peruzzi al primo intervento di questa partita. Ciò nonostante, la Lazio sembra essere decisamente messa meglio in campo.
chiude bene gli spazi e riparte in maniera devastante. Difatti, attorno al 20° minuto, la squadra di Mancini passa in vantaggio a conclusione di un'azione impostata ancora da Bernardo Corradi, conclusa una prima volta da Lopez con parata di Dida e trasformata in gol da Dejan Stankovic con un destro secco che si insacca sotto la traversa della porta milanista. La reazione dei rossoneri produce davvero poco, la migliore opportunità vede Shevchenko che prova ad incornare in elevazione un cross dalla destra, ma il pallone finisce alto sopra la traversa della porta di Peruzzi. Siamo attorno alla mezz'ora, sembra prendere corpo la reazione rossonera, ma Collina punisce con il calcio di rigore un contatto in area milanista tra Alessandro Nesta e Corradi. Il fischietto viareggino non ha incertezze, non ne ha nemmeno il Pioco Lopez che dagli 11 metri spara una mina centrale imprendibile per Dida che si butta sulla sua destra. Mezz'ora di gioco, Milan 0, Lazio 2. Nonostante la doppia scoppola, la squadra di Ancelotti, anziché demoralizzarsi, raddoppia sforzi ed energie. Simic dalla destra mette in mezzo, Ambrosini di testa sfiora il gol che rimetterebbe in carreggiata la partita della sua squadra. E lo stesso centrocampista ci riprova sul finire del tempo con una potente volée di destro che ha il difetto di essere troppo centrale per impensierire Peruzzi. Corregge il tiro Ancelotti ad inizio ripresa, Laursen prende il posto dell'acciaccato Calazzi, Inzaghi si affianca a Shevchenko mentre Gattuso rimane negli spogliatoi. La prima azione la costruisce però in contrattacco la Lazio con Cesare, il cui cross viene girato in porta in torsione di testa da Corradi. Nessun problema per Dida. Ma il Milan, che nel frattempo ha aumentato notevolmente la forza d'urto, anche perché non ha più nulla da perdere, si riversa nell'area laziale. Peruzzi deve superarsi per opporsi al primo tentativo di Pippo Inzaghi. Ancora Milan che non ha difficoltà ad entrare nell'area avversaria. Pirlo confeziona l'assist per la testa di Shevchenko, ma l'ucraino non ci arriva per un capello. Ma che quella rossonera sia una squadra diversa rispetto al primo tempo è un dato di fatto che possiamo verificare. Il Milan ci mette tutto, voglia, determinazione, foga e grinta, tanta grinta. Lo testimonia questo scontro tra Mihajlovic e Ambrosini che finiscono in caduta l'uno sopra l'altro e poi si affrontano con occhi di tigre. E il prodotto di tanta determinazione arriva poco dopo il quarto d'ora quando Pippo Inzaghi ruba il tempo a Favalli su lancio di Seedorf e finta di Rivaldo e realizza così il gol che riapre la partita e legittima la superiorità del Milan in questo secondo tempo. 21° centro stagionale per Super Pippo, il 10° in campionato. La squadra di Ancelotti è impressionante nel suo forcing, ma la Lazio, pur compressa nella propria area, ha le risorse per creare comunque fastidi a Dida. Stankovic prende la mira, azione il contagiri e colpisce in pieno l'incrocio dei pali della porta rossonera. Ma è un'azione di alleggerimento, di disturbo, perché la squadra di Mancini non è più quella del primo tempo e nemmeno il Milan lo è. E il gol del pareggio è più che meritato per la travolgente formazione di Ancelotti. Lo costruisce Inzaghi con una fuga devastante sulla sinistra, lo realizza Rivaldo che non ha difficoltà a battere Peruzzi quando siamo esattamente a metà ripresa. Il pareggio produce una sorta di caos tattico reso tale anche dai numerosi cambi. La Lazio ha smarrito la splendida organizzazione del primo tempo, il Milan prova a rischiare tutto cercando il gol ad ogni costo. Shevchenko conclude di poco a lato un'azione iniziata dal nuovo entrato Brocchi e poi proseguita da Rivaldo. Ciò nonostante, la formazione di Mancini alleggerisce con un'iniziativa personale di Cesare che trova lo spazio per il tiro dopo aver superato in dribbling Brocchi e Pirlo. Ottimo lo spunto del brasiliano che trova però sulla sua strada il connazionale Dida ben piazzato. I correttivi che Mancini è costretto ad apportare per frenare l'impeto rossonero sembrano produrre gli effetti sperati, perché nel finale, anche in virtù della sopravvenuta stanchezza, viene a crearsi un'apparente situazione di equilibrio che produce un tiro cross basso di Lopez ed una pericolosissima conclusione di Rivaldo che lambisce il palo. Ma il Milan, quando siamo già in extra time, ha con Shevchenko il match ball che potrebbe regalare il successo alla sua squadra, ma Peruzzi gli si oppone con una uscita da autentico kamikaze. Finisce così 2-2. La Lazio ripete quanto aveva già fatto con l'Inter all'Olimpico, grande primo tempo e crollo nella ripresa, stavolta anche per merito del Milan. Primo punto per i biancazzurri a Milano contro i rossoneri dopo 5 sconfitte consecutive e secondo pareggio casalingo in questo campionato del Milan, che ora si ritrova a 2 punti da Inter e Juventus. A mio parere, ma lo dico da sempre, deve sempre avere 2 punte vere, anche se Rivaldo è una signora punta, ma è portato dal carattere, dall'attitudine a giocare sempre molto arretrato, e allora è facile chiudere una sola punta per le altre squadre, quindi ci devono essere sempre più occasioni per colpire, e io credo che una squadra come il Milan, che vuole sempre fare il risultato, vuole sempre puntare alla vittoria, non possa stare in campo se non con 2 punte, ma su questo Ancelotti è altrettanto convinto di me. È solo che lui riteneva che Rivaldo potesse fungere da seconda punta, mentre Rivaldo, anche se aveva promesso
C'era stato un lungo colloquio ieri tra lui e Ancelotti di giocare avanzato, poi per carattere, per impostazione ormai immodificabile, è una mezza punta e quindi gioca dietro. Presidente, però... Sì, potevamo, abbiamo avuto diverse occasioni verso il finale, con un pizzico di fortuna in più si poteva vincere, sarebbe stata una grande impresa, è stata una grande impresa a metà. Soddisfatto a metà il presidente, sempre attento agli aspetti tattici, Carlo, vogliamo partire proprio da questo, da quel colloquio che tu hai avuto con Rivaldo? Sì, sì, abbiamo parlato ieri, prima dell'allenamento, e ci siamo confrontati. E gli avevi chiesto di giocare da punta? No. Ah, come è andato? Giocare come sa. Cioè? Che è la cosa più importante. Come sa lui? Come ha fatto stasera, penso. A volte è stato attaccante, a volte è stato trequartista. Ha fatto gol, ha creato tante opportunità. Così deve giocare Rivaldo. Quindi non sei d'accordo con il presidente quando dice che comunque due punte sono sempre necessarie? No, io credo che abbiamo giocato delle partite, sono d'accordo, perché abbiamo giocato tante partite con due punte, non sempre, certamente stasera le due punte erano molto vivaci, soprattutto nel secondo tempo, hanno avuto tanti rifornimenti dalle fasce, dal centro, sono stati veramente molto bravi. Abbiamo giocato tante altre volte con due attaccanti. Hai preferito partire con una questa sera perché? Ah, perché pensavamo... Avevamo impastato la partita per cercare prima di tutto di chiudere bene il loro contropiede e in realtà nel primo tempo le cose non erano andate bene da questo punto di vista e ci siamo svegliati sul 2-0 praticamente, che dopo abbiamo giocato sicuramente con molta più veemenza, con molta più efficacia davanti. Monica, il rigore assegnato da Collina, qual è il suo pensiero, Ancelotti? No, penso che è un rigore così un po' affrettato, secondo me, però l'ha visto, l'ha dato e lo accettiamo. Ecco, lo stavamo vedendo anche noi, rivediamolo pure in questo momento perché non ho sentito il parere di Cesari su questo, Graziano. Sicuramente la migliore posizione per giudicare è quella di Pierluigi Collina, le immagini non ci chiariscono, però la caduta è innaturale, non normale quella di Corradi, quindi deve aver per forza ricevuto una spinta. Secondo te ha ricevuto una spinta? Sì, e la posizione di Collina è sicuramente la migliore per giudicare tutto. Però è un rigore dubbio, eh? Cioè non è che sia certamente, cioè, quello il rigore. È come il primo dell'Inter di ieri sera. È un rigore. Noi diciamo. Dopo parliamo dell'Inter. No, voglio dire. No, noi voglio diciamo dire Maurizio. Che, per dire che lo danno a tutti e due, che lo danno a tutti i rigori, i rigori no, dubbi. Quello. Allora, quello dell'Inter, oggi questo qui, non è che uno dice questo è rigore. Questo può essere un rigore. Sì, ma non è con questa certezza, io lo direi, ecco, non lo so. Sei d'accordo, Carlo? Beh, insomma, si fa fatica. Si fa fatica a dire che è rigore, soprattutto a subirlo, un rigore del genere. Si fa fatica ad accettarlo, però lo accettiamo senza difficoltà, perché chissà che questo rigore non abbia dato la reazione, una grande reazione, una grande forza alla squadra. Certamente non è un rigore normale, diciamo così. Certo. Però insomma è anche un bel esempio quello che avete dato poi, no? Come reazione, vuol dire si possono anche ribaltare certe situazioni con il gioco e con il carattere. Io penso di sì, abbiamo dato la dimostrazione, penso anche che alla fine meritavamo di vincere, perché abbiamo avuto anche sul 2-2 tante occasioni, non siamo stati particolarmente fortunati. Va bene, Monica, se tu non hai altre domande? No, solo una piccola curiosità, sì. Volevo sapere se i cambi che aveva fatto nel primo tempo, al di là di un discorso di cambiamento di assetto tattico, c'era anche magari, ad esempio, Gattuso sostituito perché era un po' troppo nervoso, l'abbiamo visto litigare un po' in campo. No, Gattuso litiga sempre. Quindi, no, anzi, forse, secondo me era più tranquillo del solito, Risa, stasera. Ma chissà cos'è le altre volte. Non ho capito. Chissà cos'è le altre volte se stasera era tranquillo. Deve essere sempre così. È vera, ha ragione. Deve essere sempre così, la sua forza. Perché non ha messo un attimo, un po' prima, Inzaghi? Beh, un po' prima, abbiamo preso gol al 30esimo, penso che dopo il 30esimo abbiamo cominciato a spingere. Solitamente i cambi li tengo per l'inizio del secondo tempo, c'è qualcosa che non quadra. Ho capito. Grazie Carlo, complimenti per lo spettacolo che ci avete offerto insieme alla Lazio. Sono pronte le pagelle? La firma è di Paolo Zilian, vediamo.
Fiore, voto 7. Vista la sua partita a tratti furente sulla fascia destra, la domanda, come diceva Lubrano, sorge spontanea. Con un giocatore così, qualità e quantità assicurate, c'è davvero bisogno di promuovere titolare come esterno azzurro l'ex argentino Camoranesi? Tutti i gusti sono gusti. Certo, le sue avanzate e i suoi tagli precisi ora per Lopez, ora per Cesar, hanno letteralmente tagliato a fette la difesa del Milan. In più, Fiore non ha smesso un secondo di battersi con straordinaria grinta in fase di difesa. Splendente! Rivaldo, voto 6,5. Una cosa è certa, questo brasiliano di 30 anni dalle movenze felpate ci mette sempre impegno e umiltà, e la cosa gli fa onore. Detto questo, il suo andare a 10 all'ora, mentre attorno a lui sfrecciano gli Intercity, nel primo tempo chiaramente non basta. Un suo duetto con Shevchenko, con la Lazio avanti di 2 gol, si conclude con un cadutone in area per reiterata, ritardata conclusione a rete. Poi, a metà secondo tempo, si scatena l'assalto a Fortapash e lui regala 3 tiri in 3 minuti. L'ultimo, facile facile, finisce in gol. Grazie Pippo, riscatto. Corradi, voto 7+. Già sullo 0-0 è lui che avvia splendidamente la prima scintillante azione gol della Lazio. Lo sciagurato Lopez, solo davanti a Dida, si mangia un'occasione grande come una casa. È comunque ancora lui a propiziare il gol dell'1-0 con una palla messa in mezzo da destra, toccata da Pirlo, calciata da Lopez, respinta da Dida, messa dentro da Stankovic. Mette così poca paura a Nesta da propiziare con la sua sola presenza in area la spintarella che costa carissima al Milan. A 4 giorni dal debutto con gol in nazionale, superba conferma. Colosso. Nesta, voto 6. Diciamo la verità, giocare contro la sua cara vecchia Lazio un pizzico di apprensione glielo crea. Quando poi al minuto 29 Collina gli fischia contro un rigore che ammazzerebbe un bue, le cose nella sua testa si complicano. Difatti comincia a polemizzare con l'arbitro per ogni intervento sanzionato e non è una bella cosa. Nel secondo tempo, con una squadra alla Vasco Rossi spericolatissima, deve ricorrere a tutta la sua bravura, che resta tanta, specie contro l'arrembante brasiliano Cesar. Faticaccia. Cesar, voto 7,5. Ormai non è più una novità. Lui sì, dovrebbe avere il doppio passaporto, brasiliano e italiano. Alzi la mano chi trova un esterno più bravo, continuo, lucido e tecnico di questo ragazzo 28 anni che quando si mette in moto sul suo binario nessuno riesce più a fermare. Laursen ci prova una volta nel secondo tempo, poi alza la mano e dice a Nesta: pensaci tu, sfavillante. Shevchenko, voto 6. Vedere Ringhio Gattuso mandarlo al diavolo sullo 0-0 per la sua fisiologica e quindi incorreggibile incapacità di passare la palla a un compagno fa un po' sorridere, è vero. Anche perché l'azione di Sheva è di quelle veementi, roba da far scattare in piedi i 70.000 di San Siro. E Mihajlovic, per inseguirlo, minimo minimo ci lascia un anno di vita. In un Milan preso spesso di infilata, lui combatte sempre, va tante volte vicino al gol, addirittura 2 volte nel giro di 2 secondi. Prima servito da Brocchi, poi da Mastro Rivaldo. Sfortunato. Stankovic, voto 6,5. Prende colpi per tutta la partita ed è più il tempo che passa in barella o a bordo campo di quel che consuma a zampettare sul prato. Meglio per il Milan. E sì, perché quando questo 24enne jugoslavo punta la porta sono dolori. Vedi gol dell'1-0, in verità non difficile, a raccogliere la corta respinta di Dida. Vedi la sassata che va a rimbombare contro la traversa neanche un minuto dopo il gol dell'1-2 segnato da Inzaghi. Pericolo pubblico. Inzaghi, voto 7+. Forse era il caso di farlo entrare al minuto 29, subito dopo il rigore del 2-0 per la Lazio. Forse era il caso di farlo entrare ancor prima, diciamo fra gli 11 titolari. Commovente Super Pippo, cui Ancelotti regala solo 45 minuti e che risponde con un gol, il primo, il più importante, e con un assist superbo per Rivaldo, da cui il gol del 2-2 che Ancelotti dovrebbe far vedere e rivedere a Shevchenko per un paio di mesi a Milanello. Esagerato. William Shakespeare. Punti si affida in attacco al tandem sudamericano Franco Marinelli e a quella favorevole tradizione che lo vede imbattuto in casa coi rossoneri da 19 anni. Il Milan, che nel pomeriggio ha perduto Nesta, vittima di un violento attacco influenzale sostituito da Costa Curta, punta sul solito modulo 4-3-2-1, quello ad albero di Natale che prevede Inzaghi unica punta e il ritorno di Redondo e di Serginho. La partenza dei rossoneri è davvero impressionante. Dopo meno di 2 minuti passano in vantaggio, conclusione di un'azione che prende avvio proprio dal Concor brasileiro. Bravissimo lui,
bravissimo Maldini nell'inedito ruolo di uomo assist e bravissimo Pippo Inzaghi a farsi trovare pronto al tap-in per quello che è il suo 22esimo centro stagionale, l'11esimo in questo campionato. Milan 1 Torino 0 e per gli uomini di Ancelotti la partita comincia in discesa, decisamente in salita per quelli di Ulivieri. Il ritorno di Serginho sembra dare al Milan quelle accelerazioni che erano mancate negli ultimi tempi e lui nei primi minuti di questa gara l'arma in più ed è l'Icari al suo bel da fare per interromperne un'azione in collaborazione con Inzaghi. Ancora Serginho, pennella un traversone per Seedorf, la cui volée dà a tutti l'impressione del gol, ma è solo quasi gol. I ragazzi di Ulivieri non ci vogliono stare, mettono sul campo di gioco grinta in quantità industriale per far fronte alla superiorità rossonera. Fattori picchiaduro da Tergo su Inzaghi dopo un 1-2 tra questi Rui Costa. Un'entrata dura, sinceramente ingiustificata, che costringe fuori per qualche istante il numero 9 del Milan. Per vedere il Torino in avanti bisogna superare abbondantemente la mezz'ora. L'azione prende avvio da un numero di Marinelli che smarca De Ascentis che cerca il gol dell'ex. Ma dopo questa breve pausa a tinte granata, il Milan va vicino al raddoppio con un'azione ispirata da Rui Costa, proseguita con il solito rush da Serginho e conclusa sul gross del brasiliano da un colpo di testa a botta sicura di Pippo Inzaghi, che viene però respinto proprio sulla linea di porta dal provvidenziale salvataggio di Mezzano. Ma per il raddoppio è solo questione di tempo, perché il Milan lo ottiene con un preciso calcio di punizione di Clarence Seedorf a 2 minuti dal riposo. Un tiro franco che scavalca la barriera e viene soltanto toccato dal portiere granata Manninger. Per l'olandese già segno all'andata col Torino, si tratta del 13esimo centro nel nostro campionato, cui fa seguito subito dopo il numero 14 a conclusione di un'azione impostata da Redondo e che lo stesso olandese trasforma in una perla da autentico fuoriclasse. Dopo aver ricevuto palla, l'ex interista fa fuori in dribbling in 3 avversari, quindi brucia sul tempo Manninger con un tocco di punta che manda il pallone in fondo alla rete. E così con il clamoroso punteggio di 3-0 si chiude il primo tempo. Inizia la ripresa e a farla da protagonista è l'ingiustificata rabbia dei tifosi granata, che accennano l'invasione di campo dopo aver divelto la barriera trasparente di protezione. Intelligentemente l'arbitro prova a far riprendere la partita e i protagonisti ritornano ad essere i giocatori per qualche minuto. Ci prova il Milan con un'azione travolgente di Redondo che non produce gli effetti sperati, ma purtroppo dobbiamo dolorosamente constatare che al Delle Alpi si giocano 2 gare, quella in campo e quella tra gli ultra e le forze dell'ordine. Il fitto lancio di lacrimogeni costringe prima Dida, poi un assistente dell'arbitro Palanca ad abbandonare il terreno. E così, poco prima del 20esimo, quando Braschi era entrato al posto di Serginho e Donati aveva rilevato fattori, la partita viene interrotta. I giocatori guadagnano gli spogliatoi e l'arbitro Palanca decide di chiuderla definitivamente dopo aver effettuato un ulteriore sopralluogo e constatato l'impossibilità di proseguire a causa dell'aria irrespirabile. Il 3-0 del campo viene cancellato e verrà sostituito dalla vittoria del Milan a tavolino, e il Torino, anzi i suoi tifosi, scrivono la pagina più amara di questa amarissima stagione. In fase difensiva inesauribile però nella ripresa, dopo il pareggio interno con la Lazio ancora un recupero prodigioso per la squadra di Ancelotti. All'Atalanta, come in occasione del 5 novembre 2000, non è bastato concludere il primo tempo con 2 gol di vantaggio, anche allora finì 3-3. Rimangono i rimpianti in casa bergamasca per le altre occasioni non sfruttate nella prima frazione di gioco, poi sofferenza finale in apnea e Taibi decisivo. È stata la grande partita di Inzaghi e Rossini. Andiamo a vedere le immagini salienti. Vassori ha protetto la sua imbattibilità in gare di campionato in casa del Milan. Inzaghi non ha come partner Thomasson perché Ancelotti sceglie di inserire Serginho dal primo minuto. Passano 46 secondi, clamoroso infortunio di Maldini, monumento vivente del calcio italiano, e Atalanta in vantaggio. Maldini ha completamente svirgolato sulla rimessa laterale di Tramezzani, Dida era dietro di lui, palla in rete. Soffre molto il Milan, sembra quasi sotto ipnosi nella fase iniziale, la conclusione di Vugriden, se non trantiene Dida, poi scivola Rossini. Ancelotti capisce che la giornata si mette male. Seedorf, il taglio per Costa Curta, Inzaghi incontra la palla in anticipo su Natale. Conclusione però fuori bersaglio. Poi Nesta, guardate, subisce un po' la spinta di Rossini, poi tenta di opporsi a Vugriniz, grande chance per Rossini che sbaglia clamorosamente con il destro, quasi incredulità sulla panchina dell'Atalanta. Seedorf prova il dribbling sull'interno contro Mezzani, che si arrangia così nei confronti dell'olandese che chiede inutilmente il calcio di rigore. Siviglia apre per Gautieri, arriva in ritardo Nesta, cross, guardate Rossini, capolavoro, intervento di testa, poi protezione sull'attacco di Maldini e palla in rete nel giorno del suo 25esimo compleanno. Ha già fatto gol in casa del Milan Rossini, cerca di spostarlo, di trattenerlo Maldini, vince di potenza il duello Rossini ed è gol. Poi Doni in tre, lo lasciano andare al cross, il capitano, pennella per Rossini, rimane fermo Costa Curta,
e le reti sono 3 per l'Atalanta. Siamo alla mezz'ora del primo tempo, doppietta, fatto inedito nella carriera di Rossini, e in casa del Milan davvero una bella soddisfazione per lui. Non salta neanche Costa Curta. L'esultanza di Rossini sembra fatta per l'Atalanta, ma c'è un gioiello di Seedorf che innesca Inzaghi. Grande giocata di Inzaghi, che vince il duello con Sala, ex rossonero. Cerca di far rialzare un po' la fiammella della speranza nel popolo milanista, Inzaghi, con questo gran diagonale. Poi Serginho. Inzaghi incontra la palla, deviazione, fuori. Non fortunato in questa occasione Inzaghi. Davvero scatenato. Poi Rui Costa. Prova anche Rivaldo. Vassori è comunque soddisfatto della prestazione della sua squadra, che ha la clamorosa occasione per infliggere forse il colpo decisivo al Milan, ma Rossini sciupa così con il sinistro. Poi Farina non fischia questo intervento di Gattuso su Zenoni, chiede inutilmente il calcio di punizione dell'Atalanta. Leggerezza di Doni, Inzaghi entra in area, c'è l'attacco di Tramezzani e Farina indica il calcio di rigore. Protesta Sala, che diffidato verrà poi squalificato, salterà Atalanta-Parma. Ecco l'intervento di Tramezzani su Inzaghi, per Farina rigore, ma sbaglia in piena zona recupero del primo tempo Rivaldo, campione del mondo. Rivediamo il suo errore, anche con un po' di sfortuna, ma ha preteso troppa angolazione. L'Atalanta è già in campo per la ripresa, ma dovrà aspettare diversi minuti. Si fa un po' attendere il Milan. Thomasson al posto di Seedorf, la traversa di Rui Costa nel primo minuto della ripresa. Sa che non bisogna abbassare il livello di attenzione, va Vassori. Imperversa sempre Rossini nelle giocate aeree. Prova a farsi perdonare Rivaldo con la conclusione da fuori area. Taibi si oppone. Poi Rossini invita Dabo, c'è solo la potenza però, ed ecco Helweg. Inzaghi sta per tirare, arriva Gautieri, poi Thomasson, freddezza, evitato Taibi e palla in rete per un gol solo apparentemente facile. Gautieri, forse ci sarebbero estremi per il rigore, tocca Inzaghi, bisogna valutare la posizione di Thomasson con Siviglia. Poi lo slalom di Gattuso, soluzione mancina troppo centrale. Sembra involontario questo intervento di Bellini in area. Bellini è entrato al posto di Tramezzani. Poi finezza di Rui Costa, stacco di Inzaghi e il Milan trova il pareggio. 13° centro in questo campionato per Inzaghi, che vuole andare alla ricerca addirittura della vittoria. Si isola nel gruppo di giocatori dell'Atalanta Inzaghi, ingenuità difensiva della squadra di Vassori castigata da Inzaghi. Nel finale dentro Pirlo, fuori Rui Costa, autore proprio dell'assist per Inzaghi, Thomasson. Taibi tiene a galla l'Atalanta, che è in difficoltà, in sofferenza, rischia addirittura la sconfitta nel finale. Cede in sicurezza Doni, la grande opportunità è per Rivaldo, che ha anche il tempo di girarsi di piede. Taibi nega la vittoria al Milan, parata strepitosa, poi in zona recupero ammonito anche Doni, lui diffidato, scatterà la squalifica, stretta di mano di Ancelotti a Farina. A lungo Ancelotti ha parlato alla squadra nel dopo partita, molte cose da dire nel bene e nel male. Linea Maffei. Sì, siamo davvero in conclusione. Lo stadio Meazza in San Siro a Milano riaccende i riflettori per il posticipo serale della settima di ritorno che oppone il Milan al Chievo. Alla luce dei risultati di Inter e Juventus in trasferta, i rossoneri debbono assolutamente tentare di fare risultato pieno per non perdere terreno dalla vetta, mentre il Chievo vuol fare altrettanto per mettere a segno il progetto quarto posto. Ancelotti presenta la squadra anticipata da giorni, quella che prevede il ritorno di Andriy Shevchenko a fare coppia con Pippo Inzaghi. Mentre del Neri cala sorpresa la carta Oliver Bierhoff, il grande ex campione d'Italia con i rossoneri nel 99, che gioca al posto di Pelissier. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Emanuele Petri, l'agente della Polfer ucciso domenica scorsa. Si parte, il Milan va subito ad un passo dal gol sugli sviluppi di un calcio di punizione intelligentemente battuto da Pirlo e deviato di testa con determinazione da Andriy Shevchenko. Conclusione pericolosa, ma il pallone, come vediamo, finisce di poco fuori. Ancora Milan, che evidentemente vuol provare la comoda posizione di ritrovarsi in vantaggio per non dover poi rincorrere come contro la Lazio e l'Atalanta, ma lo spunto di Inzaghi viene vanificato dal recupero prodigioso di Moro. Il Chievo, sia chiaro, non sta a guardare, occupa bene il campo e costruisce manovre ben sviluppate che hanno però il difetto di essere imprecise nella fase decisiva. Bierhoff, su traversone di Lanna, sbaglia completamente il tempo della torsione.
Col passare dei minuti la gara sembra calare di tono in quanto nessuna delle due formazioni riesce ad avere il sopravvento. Ci prova il Milan con Shevchenko, che smarcato da un assist preciso di Maldini è nell'invidiabile posizione di colpire di testa indisturbato, ma Lupatelli già in volo si ritrova il pallone proprio laddove c'è la sua mano. Insiste il Milan con manovre pressanti in cui la foga va spesso a scapito della precisione. Si lotta al limite dell'area del Chievo per la conquista dello spazio per poter battere la rete. Rui Costa e Seedorf provano a costruire l'azione che poi Gattuso conclude con un sinistro sbilenco. Rivediamo a rallenti il tentativo dell'indemoniato centrocampista calabrese. La più bella conclusione del primo tempo la regala Pirlo nei secondi di recupero, una bomba di collo pieno che Lupatelli riesce a disinnescare non senza difficoltà. Dopodiché è tempo di rientrare negli spogliatoi. Inizia la ripresa e il Milan costruisce una pericolosissima azione con Clarence Seedorf, che riesce finalmente a saltare Mensah. Sul tiro cross dell'olandese Inzaghi non ci arriva, ma sarebbe stato comunque in posizione di fuorigioco. Ci riprova Pippo in questo inizio ripresa in cui il Milan sembra aver cambiato decisamente il ritmo. Sulle diagonale di Maldini il centrattacco, ora più defilato a destra con Shevchenko più accentrato, prova la volée ma colpisce in pieno l'esterno della rete. Alle conclusioni leggermente imprecise di Seedorf, Inzaghi fa da contraltare una pericolosa punizione di Andrea Pirlo, che cerca di sorprendere Lupatelli sul primo angolo, ma il portiere clivense non si fa sorprendere. Lo stesso numero 10 del Chievo, parliamo di Lupatelli a scanso di equivoci, è poi ben piazzato quando Shevchenko, servito da Seedorf, compie un piccolo capolavoro di tecnica calcistica. Stop di petto e pronta girata, condizionata però dall'impossibilità di aprire il compasso prima della battuta. Dopo un'ora di gioco e con le squadre ancora in parità è tempo di cambi. Franceschini rileva Della Morte, mentre nel Milan esce Calazzi acciaccato ed entra Laursen con conseguente spostamento di Maldini a sinistra. Il Chievo è comunque sempre attento e ben chiuso, nulla a che vedere con la squadra spumeggiante del passato campionato. Bada al sodo e il Milan di conseguenza fa quello che può, poco. Servito da Shevchenko, Inzaghi prova con scarso successo il gol impossibile. Gol che realizza Clarence Seedorf all'incirca metà ripresa, quando Del Neri ha appena sostituito Birov con Pelissier. L'ex centrocampista del Real batte Lupatelli, ma sul servizio di Pirlo l'assistente di De Santis ne indovina la posizione di fuorigioco. Un gol che non è un gol, insomma. Finalmente si vede il Chievo e siamo già sopra la mezz'ora e Cossato, dopo aver stoppato con il Bostic un lungo lancio di Le Grottaglie, si trova praticamente a tu per tu con Dida, ma il suo tiro risulta essere un passaggio al portiere rossonero. Ancelotti cambia ancora, dentro Tomasson, fuori Shevchenko, ma il pubblico non apprezza. Inzaghi però non soffre di solitudine e lo dimostra cercando il gol con una sventola mancina. Il tiro è forte ma nettamente impreciso. Rivediamo il tentativo dell'indomito bomber rossonero. Siamo nel finale e a questo punto Del Neri cambia anche l'altra punta, fuori l'esausto Cossato e dentro Bielanovic. Ma il Milan non molla, vuole vincere assolutamente a tutti i costi e quando è già scoccato il 90esimo Lupatelli compie due parate decisive nello spazio di 2 secondi. Prima devia sulle palo un destro potente di Seedorf, quindi sventa il piattone a colpo sicuro di Rui Costa e su questa occasione si spengono le speranze di vittoria del Milan, costretto a fare i conti con il terzo pareggio casalingo consecutivo dopo quelli con Lazio e Atalanta. E in virtù di questo risultato i rossoneri scivolano a meno 6 dalla Juventus, mentre il Chievo si porta a quota 41 ad un solo punto dalla zona Champions League. Bruno Longhi, era Bruno Longhi su Milan Chievo, tifosi milanisti delusi, anche perché adesso possiamo vedere la nuova classifica, l'ha ricordato anche Bruno nel suo servizio, ecco qua. Prima la Juve, Inter a meno 3, Milan addirittura a meno 6 e a meno 3 dall'Inter. Quindi a questo punto deve recuperare su 2 squadre, vedo Beccalossi. Celare dubbi e tormenti, ansie e preoccupazioni. Ci prova il Milan, ma le idee sono confuse, le gambe mollicce. E poi c'è la regina, una regina che in casa non conosce ostacoli, a blasoni. 5 vittorie nelle ultime 5 gare. Finisce 0-0, un pareggio che alimenta le speranze di salvezza degli Amaranto, ma che sta stretto alla squadra di Ancelotti, costretta ora a giocarsi in tutto e per tutto nel faccia a faccia di sabato prossimo con la Juve. Non sono bastanti ai rossoneri un Maldini cuore e orgoglio per la sua esibizione numero 500 in Serie A, un Seedorf assai ispirato e a un quarto d'ora, gli ultimi 15 minuti, in superiorità numerica. Brava la regina a rintuzzare colpo su colpo, a non concedere spazi, a non piegare la testa, ma fragile il Milan nella costruzione del gioco, soprattutto sulla linea dalla tre quarti. Poche emozioni, ma gara piacevole di grande intensità. E la regina a lanciare il guanto della sfida dopo 7 minuti. Sinistro di Falsini, la deviazione in angolo di Nesta. La risposta del Milan 6 minuti dopo, provvidenziale l'uscita di Belardi. Debole la conclusione di Diana al 21esimo, da applausi 1 minuto dopo il salvataggio di Belardi su un destro maligno di Maldini. Squadre assai coperte ma ritmi alti.
Manca una buona opportunità Iranek al 29esimo. Un minuto dopo tocca a Soperpitto, la disperazione di Ancelotti. 40esimo, angolo di Rui Costa, Seedorf scheggia il palo. Botta e risposta, 4 minuti dopo è Bonazzoli a colpire il palo alla sinistra di Dybala. Ripresa, il Milan capisce che bisogna affrettare i tempi e Ancelotti decide di lanciare nella mischia Thomason al posto di Rivaldo. Guadagna metri la squadra rossonera, tanto che De Canio è costretto alla contromossa, fuori Nakamura, dentro Mozart. Proprio Mozart al 28esimo sciupa così una buona opportunità. 5 minuti dopo, un episodio da morire. Ingenuità di Ballardi, fallo fuori area, dice Trefoloni, non è piaciuta molto la sua direzione. Doccia anticipata per il portiere Amaranto, dentro l'Eissal per Di Michele. Ancelotti capisce che è arrivato il momento di Savicenko e incomincia così l'assalto alla diligenza Amaranto. Ci provano Inzaghi al 39esimo, Rui Costa al 45esimo, facile per l'Eissal, ma è Falsini in pieno recupero a sfiorare la beffa. 0-0, soddisfatto De Canio, per Ancelotti si apre un'altra settimana di passione. Forse potevamo essere un po' più decisi nel concretizzare, ma tutto sommato anche la certezza che la squadra non sta male, come dicono i risultati, la squadra è in salute, viva, ha voglia di fare, e quindi riuscirà a gestire bene questo momento sicuramente non fortunato. Facile dire che sia mancato il gol, però perché è mancato il gol al Milan? Ma perché probabilmente non siamo riusciti, credo anche grazie alla bravura della regina, a velocizzare l'azione nel momento in cui ne eravamo in possesso, credo soprattutto per quello. Le ambizioni non calano, è chiaro che siamo distaccati e vogliamo fare di tutto per poter rimontare e recuperare questo distacco. Abbiamo la possibilità di farlo sabato, una partita difficilissima, però ci proveremo. Qual è stato il segreto, se c'è stato un segreto? Abbiamo preparato la gara cercando di togliere tutti gli spazi possibili al Milan, cercando di pressare i loro portatori di palla e comunque stringendo i corridoi centrali. Farà carriera Trefoloni? Penso di sì, è uno dei giovani arbitri italiani fra i più bravi. Certo, non è che non si può essere d'accordo su tutto in campo, però sostanzialmente insomma, per gli arbitri è sempre difficile, credo farà bene sicuramente. Oviola, Paolo. Allora, Milan, non ci sono grosse novità sul piano della formazione, Serginho e Rivaldo in panchina e davanti Ancelotti ripropone il tandem Shevchenko-Inzaghi. Invece, Maldini che festeggia questa sera le 501 presenze con la maglia del Milan. Nella Juventus, Del Piero e Trezeguet inizialmente in panchina, davanti Zalajeta e Zambrotta a sinistra. L'arbitro Trefoloni, dopo 3 minuti, osservate Rui Costa, palla dentro per Shevchenko, c'è Inzaghi solo, cerca l'ucraino l'assist per Inzaghi, poi trova comunque campo libero e riesce a segnare Shevchenko il gol dell'1-0, il gol numero 5 in campionato per l'ucraino che non segnava dallo scorso 12 gennaio. Rivediamo ancora, Buffon cerca come può di interrompere la traiettoria del pallone, poi non arriva a recuperare il pallone stesso, Montero a terra, superato anche Ferrara, gol di rapina da parte di Shevchenko, gol dell'1-0, ma la risposta della Juve è su questa punizione di Nedved che Dida non riesce a trattenere, il gol dell'1-1 al 9° minuto, il gol numero 9 per il giocatore della Repubblica Ceca, forse una leggera deviazione di Tacchinardi, ma il gol è di Nedved. Shevchenko in spolvero questa sera, prova lo scambio con Seedorf, finisce a contatto in area della Juve con Ferrara e Montero, si riparte, un buon Milan quello che inizialmente cerca di mettere in difficoltà la Juventus, ci prova anche Filippo Inzaghi che non aveva mai vinto da ex contro la Juventus. Eccolo ancora Inzaghi e si propone così per il gol del 2-1. Siamo al 24esimo minuto, qualche incertezza nella retroguardia della Juventus con Inzaghi che riesce comunque a trattenere, ha il tempo di girarsi, Buffon prova a contrastarlo ma la palla finisce sotto le gambe del portiere della Juve e della Nazionale. Al 29esimo minuto, scontro fra Gattuso e Nedved, partita
sostanzialmente corretta, mentre vediamo questa iniziativa di Zalageta, chiuso poi da Nedved, da Nesta e da Maldini. Ancora la Juventus con Camoranesi, siamo al 39esimo minuto, cerca di svegliarsi la Juve dopo che è stata due per due volte colpita, e qui c'è l'intervento di Šimić ancora su Nedved, uomo particolarmente temuto. Nella ripresa è l'ora di Del Piero che sostituisce Zambrotta, mentre Tudor fa il difensore centrale e Montero va a sinistra. Davids, parte il tentativo di cross per Zalageta che si coordina molto bene, c'è la risposta precisa di Dida, il primo intervento da campione da parte di Dida. Arriva anche Trezeguet al 13esimo per Zalageta, poi Seedorf, ottima partita per l'olandese, parte il suo traversone, non ci arriva Shevchenko, arriva Rui Costa invece sul fronte opposto contro traversone, ma c'è poi Thuram che ingabbia così Inzaghi. La partita non conosce molte soste sul piano dinamico, c'è questa punizione velenosa di Pirlo, ma con Buffon pronto a rispondere, una serie di cambi poi da una parte e dall'altra, arriva anche Davids che prova a chiudere di sinistro, ci sono Pessotto, Ambrosini e Laursen in campo, eccoli qui, li vedete, che prendono il posto di Montero, di Rui Costa e di Costa Curta. Poi questa combinazione Davids, Trezeguet verso Del Piero a botta sicura, c'è questa deviazione di Laursen, forse l'ultimo tocco di Trezeguet, poi esce anche Shevchenko al suo posto e arriva il brasiliano Serginho al 39esimo minuto, calcio di punizione di Camoranesi, gira di testa Pavel Nedved, prodezza di Dida che va a deviare sulla sua sinistra e il pallone poi sulla traversa, rivediamo ancora colpo di testa precisissimo di Nedved, s'allunga Dida, grande occasione per la Juventus, poi al 44esimo angolo da parte di Pirlo, sfiora il pallone Ambrosini, sfiora anche Buffon ma non riesce a toccare Inzaghi. E poi questo mezzo sbadiglio di Galliani, ma è forse uno sbadiglio di tensione, Trefoloni termina qui il match, 2-1 per il Milan, si interrompe la serie consecutiva di vittorie della Juventus, 6 e ultima sconfitta il 15 dicembre scorso, e come abbiamo detto più volte il Milan ritorna in corsa. Carlo Paris con Marcello Lippi. Marcello Lippi, per riassumere questa partita, al di là di quella delle azioni e delle immagini che abbiamo visto, una Juventus che è sembrata quasi alla pari di un Milan, però in avanti non eravate così forti come loro. Noi non abbiamo fatto una buona partenza, l'ho detto ai miei giocatori che non mi sono piaciuti nella partenza, mi è sembrato che il Milan abbia messo al di là di questo gol, del primo gol, è casuale, così come può essere stato casuale se c'è stata deviazione o comunque la presa difettosa di Dida, però allora mi sembra che abbiano messo più rabbia agonistica nella partenza, inizialmente un quarto d'ora buono, poi abbiamo cominciato a giocare e poi ho visto una buona Juventus al fine del primo tempo e nel secondo ho visto una buona Juventus che avrebbe meritato sicuramente di pareggiare con le situazioni che si è creata. È stato eccezionale Dida in due interventi, quello su Zalaieta istintivo e quello invece in tuffo sullo scolpo di testa di Ned. Però Zalaieta diciamo che ha fatto veramente poco, sì, tranne quello. Del Piero non è sembrato al 100%. Non sono al 100%, né Del Piero né Trezeguet, perché se fossero al 100% avrebbero giocato dall'inizio, non sarebbero entrati a partita. Diciamo al di sotto forse di quello che non sarebbero entrati a partita in corso. Questo è certamente, bisogna avere un pochettino di pazienza, sono stati fermi, hanno avuto dei problemi, adesso ci sarà la sosta, 15 giorni di lavoro. E poi io conto che nel finale di campionato di recuperarli tutti e due alla migliore condizione, perché sono giocatori che sono sempre stati determinanti per noi e lo saranno ancora. Era chiaro che sarebbe stato meglio non perdere questa partita, però sono sempre nei confronti del Milan, sono sempre 5 punti, perché poi noi non è che avremmo risolto il problema campionato anche se avessimo vinto col Milan, avremmo portato una squadra a 11 punti, ma ce ne abbiamo un'altra a 3 punti che domani sera comunque ci può anche raggiungere, perciò sì, il campionato, l'Inter tifava per il Milan, il campionato io non lo so perché tifava l'Inter, il campionato non è che lo giochiamo contro il Milan e basta, c'è un'altra squadra che è molto vicina a noi in classifica, perciò la Juve ha fatto un finale del primo tempo molto buono e un ottimo secondo tempo, a parere mio per quello che ha saputo creare nel secondo tempo non meritava
la sconfitta. Io credo che un pareggio sarebbe stato più giusto. Il Milan è partito con più rabbia di noi, con più determinazione. Noi abbiamo giocato un primo quarto d'ora un po' troppo in punta di piedi. Marco, con sì. Le altre cose che ha detto lei, che sono i nostri problemi attuali. Marco, nel frattempo, mentre fate altre domande a Lippi, se Paolo Paganini può farci vedere se ha le immagini del primo gol di Shevchenko, perché un po' a tutti, non soltanto a Lippi, è sembrato che ci fosse un fuorigioco di Inzaghi. Anzi, a lei proprio no, gliel'hanno riferito. Non ho visto niente, a me mi hanno riferito questo. Ecco, allora le guardiamo insieme. Le guardiamo. Ecco, vai Paolo. Infatti è il primo episodio che avevamo estrapolato. Partiamo subito dall'azione di Rui Costa. Eccolo qua. È il momento dell'azione poi che si sviluppa con Shevchenko che tira il primo intervento di Buffon, poi Shevchenko che mette dentro. E andiamo a vedere perché. Eccolo qua, il momento del passaggio di Rui Costa ed effettivamente, vedete, Inzaghi si trova, c'è luce tra Ferrara ed Inzaghi. L'assistente è Ivaldi, lo stesso che ci faceva anche rilevare Casarin, che aveva annullato il gol di Seedorf in Milan-Chievo, aveva rilevato la posizione di fuorigioco nell'azione del posticipo di Milan-Chievo. E qui è il momento in cui c'è il lancio con Inzaghi, che effettivamente corrono insieme Shevchenko e Inzaghi, ma Inzaghi era in posizione di fuorigioco. Ecco, la domanda però che voglio fare a Paolo Casarin, ci sente anche Marcello Lippi, è la seguente. Un gol importantissimo per il Milan, sono molto contento, abbiamo segnato sia che Sheva, abbiamo fatto una grande partita, la Juve è una grande squadra e per vincere siamo riusciti, siamo molto contenti perché abbiamo dimostrato che possiamo lottare fino alla fine contro chiunque. Sul primo gol la Juve mi sembra si sia lamentata della tua posizione. Non so, vedremo. Senti, un successo importante, rilancia il Milan anche in chiave campionato. 5 punti sono ancora tanti, ma sono comunque recuperabili per questo Milan. Sì, ma no, stasera ci voleva la grande partita per far vedere a tutti che il Milan è una grande squadra. Quest'anno abbiamo fatto grandi partite in Coppa dei Campioni, benissimo nel derby. Noi nelle partite con le grandi squadre ci esaltiamo. Probabilmente dobbiamo cercare di fare punti contro le piccole squadre, che fino adesso penso sia stato il nostro tallone d'Achille. Pippo, tatticamente, dove avete vinto la partita? Ma penso che la rabbia che avevamo per far vedere a tutti che questo Milan ha carattere, siamo felici. È un gol speciale, una dedica speciale? Ma no, sai, ogni gol per me è una grande soddisfazione. Col Milan sto vivendo anni magici e mi auguro che continui così. Diciamo che voglio dedicarlo al nostro allenatore che forse ha avuto delle critiche eccessive. Eccolo qui l'allenatore Inzaghi. Inzaghi non ha potuto sentirlo Ancelotti. Inzaghi ha dedicato il gol ad Ancelotti, che ha avuto critiche eccessive secondo Inzaghi in questi giorni. Bello, no? Sì, sì, sono contento. Per tanto non si deve guadagnare il posto, no, quello che ha fatto. No, non c'è bisogno. Non ha bisogno. Per quello che ha fatto lui, per quello che ha fatto la squadra, è un bel premio che mi hanno fatto, un bel regalo, insomma. Bella questa coppia tra Inzaghi e Shevchenko, eh? Sì, hanno fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo hanno lavorato tanto ad attaccare i difensori in profondità. I due gol sono venuti proprio da lì, cioè, due attacchi ben congegnati, due belle palle di Pirlo e di Rui Costa e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Vi caricate e vi siete caricati perché c'era la Juventus di fronte, perché il Milan, se non era proprio l'ultima spiaggia, ma comunque per rientrare nella lotta a Scudetto aveva bisogno di punti per tante cose, per il proprio allenatore ovviamente. No, il proprio allenatore per fortuna non ha di questi problemi. Era importante per rientrare in gara, in campionato, insomma. D'altronde Milan ha le potenzialità per poter competere fino alla fine. A 8 punti diventava più difficile. Adesso sicuramente la strada è complicata, però abbiamo sicuramente più speranze di recuperare. Però grinta, determinazione di stasera, ultimamente se ne erano viste poche. Ma io credo che la partita contro la Juve e contro le grandi squadre diano stimoli particolari. Io ho la mia impressione che questa squadra non ha fatto male in questo ultimo periodo, sicuramente non era determinata come lo era stasera. Tutti determinati, anche Rui Costa che al momento del cambio non ha gradito molto, significa qualcosa in positivo, magari anche se non ha voluto stringere la mano al momento dell'uscita, però.
Rui ha giocato in una posizione che magari non è abituato, ha fatto benissimo, ha messo la palla del primo gol e ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità. Il fatto che l'abbia cambiato non è indicativo sulla prestazione che ha fatto, è stata sicuramente molto positiva. Marco? Sì, no, volevo chiedere a Carlo Ancelotti se per vincere lo scudetto, per tentare di vincerlo, deve insistere con quei due là davanti. Ah. Ma io non è la prima volta che giochiamo così, abbiamo giocato con Shevchenko e Inzaghi tante volte. Tante ultimamente volte. Un così, po' meno forse. Così, adesso non mi ricordo, però certamente penso che hanno fatto 18-19 partite insieme. Efficaci come stasera non lo sono stati mai, quindi sono stati efficaci e con i movimenti in sintonia, sono stati veramente bravi. Possiamo mostrare, mi rivolgo a Carlo Paris e a Carlo Ancelotti, le stesse immagini che abbiamo mostrato a Lippi, cioè l'interpretazione del fuorigioco o meno sul primo gol di Shevchenko. Paolo. Sì, ripartiamo appunto dal terzo minuto, questa l'azione che ha portato poi al primo gol del Milan con Shevchenko. Andiamo avanti ancora, questo è il momento in cui si sviluppa l'azione con Shevchenko che poi ribadisce in rete, e questo è il momento, eccolo qua, del passaggio di Rui Costa in direzione di Shevchenko e Inzaghi. Abbiamo visto Shevchenko posizione regolare, Inzaghi no, e quindi ci poteva stare il fuorigioco. Ivaldi non l'ha segnalato. Sì, sì, ci poteva stare. Ci poteva stare, però era una situazione molto difficile, insomma, i piedi erano alla linea e il corpo era più avanti. Due tecnici sportivissimi, perché Lippi ha detto non commento, ha parlato della partita e non ha voluto né commentare né criticare, lei ha detto addirittura che c'era. Quindi si può commentare? No, dico che è difficile, perché il piede sinistro di chi è Ferrara, il piede sinistro e il piede destro di Inzaghi sono sulla stessa linea, quindi d'altronde è una situazione molto difficile questa. Tanti fuorigioco ci hanno sbandierato, tanti gol che abbiamo fatto soprattutto con Inzaghi sono stati sbandierati in questa condizione. Sai che ne abbiamo uno, sì. Ne abbiamo messo uno perché lo stesso assistente di questa sera, il signor Ivaldi, che Paolo Casarin conosce molto bene, è colui che ha fermato un gol di Seedorf con il Chievo, Carlo. Possiamo rivedere l'occasione. Eccolo qua, ce lo ripropone subito Mauro Gandiani, momento del lancio con Seedorf, che poi segna, ma in quel caso Ivaldi ha tirato sulla bandierina e quindi ha annullato il gol. Lo potremmo rivedere mille volte questo e mille volte quell'altro, non si sa, lì il collaboratore di linea ha una frazione di secondo, secondo me... Posso chiederti una cosa, Carlo? Sono sì. Paolo Casarin. Buonasera. Buonasera, ciao. È solo una questione tecnica, naturalmente, non perché io considero Ivaldi uno dei più bravi assistenti e abbiamo detto anche di Trefoloni come un arbitro molto bravo questa sera in una partita tradizionalmente combattuta e difficile. Ma secondo te, Carlo, ci diamo del tu, mi pare, no? Sì. Non è il caso di ridare un po' di ordine a questa interpretazione del fuorigioco, che ti può danneggiare come difensore e ti può qualche volta casualmente avvantaggiare come attaccante, ma la posizione passiva, in alcuni casi, passiva nel senso che il pallone non va a quello che prenderà, che appunto lo riceve, ma l'attività di qualcuno vicino, che una volta abbiamo definito come area di attività, è comunque una cosa da sanzionare. Sì. Nel caso specifico Inzaghi, adesso senza farne una questione polemica ma solo una segnalazione tecnica, non credi te, come allenatore, come ex giocatore, avendo conosciuto poi anche quello che era prima della trasformazione del fuorigioco, no? Quando tutto era fuorigioco, bastava essere dietro la linea, non ti sembra che adesso stiamo esagerando? Ha spiegato benissimo Paolo. Sì, ma io credo che le cose si siano complicate ulteriormente, insomma, si era messa la regola del fuorigioco passivo attivo proprio per allungare le squadre, e questo sicuramente, adesso difficilmente si trovano squadre che applicano la tattica del fuorigioco con frequenza, però sicuramente ha complicato la vita dei collaboratori di linea, insomma, sbandierare un fuorigioco così è veramente molto complicato, credo tutto sommato,
Ma io credo che in questo caso lui abbia optato per il giocatore in linea più che per la passività di Inzaghi. No, sai cosa sarà, Carlo, se posso solo per esperienza, sì, se non altro? Che ormai adesso sono concentrati ad andare a vedere se il pallone va a uno in posizione corretta, come in questo caso. O meno. O meno. Sì, sì. E perdono di vista talvolta quelli che possono essere stati, certo, come Inzaghi un po' avanti. Allora io ringrazio Carlo Paris per adesso e Carlo Ancelotti. Grazie. Grazie. E prima di andare, di fermarla, primatista assoluto questa sera davanti a Rivera. 19° confronto al Tardini, tutto esaurito fra i due club, l'ottavo per Ancelotti contro la squadra che l'ha lanciato in A come allenatore. C'è Bresciano nel Parma al posto di Nakata, torna Serginho nel Milan, un Milan che mette subito paura alla formazione giallo-blu sin dalle prime battute del match. Il Milan che poggia molto il suo gioco proprio sulle qualità, la corsa tecnica del brasiliano, del Milan. In panchina ci sono Rui Costa, c'è Rivaldo, c'è Sedor, davanti Shevchenko ed Inzaghi, ed è proprio Shevchenko che prova a seminare la difesa del Parma. Qui va a puntare Ferrari, poi cerca la soluzione debole nei confronti di Fre. Si fa vedere il Parma intorno alla mezz'ora con questo tentativo di Adrian Mutu, poi ancora rivediamo questo tiro di Adriano con il muro della difesa rossonera. Un Milan molto attento nei primi 45 minuti, molto equilibrato il match, difficile passare da una parte e dall'altra. Il Parma che però trova un sussulto con Mutu, lo vediamo, il destro e la respinta, il riflesso di Dida, eccolo ancora l'intervento del portiere brasiliano. Nella ripresa dentro Rivaldo per Shevchenko, ma c'è ancora Serginho al quarto minuto. Osservate il pallone per Filippo Inzaghi solo davanti alla porta spalancata e non trova la rete Inzaghi. Ancora il Milan, questo lungo rilancio di Nesta, manca l'intervento Cardone, palla gol per Inzaghi che forse non se l'aspettava sul fondo. Poi si fa vedere il Parma ancora con Bresciano, con Adriano, ancora per Bresciano, quindi Junior il sinistro sul fondo. Cambia ancora assetto tattico il Milan, dentro Sedorf per Pirlo, Gattuso si accentra sul fronte opposto, abbiamo visto questa uscita con i pugni di Dida. Poi ancora l'azione che prosegue, questo tentativo da parte di Mutu. Benarrivo rileva Bonera e tocca le 500 presenze nel calcio professionistico. Adesso al 31esimo, osservate Mutu sulla sinistra, a spazio, con lo sguardo, va a cercare Adriano. In mezzo all'area il tocco di tacco del brasiliano ed è il gol del vantaggio del Parma. Il 13esimo di Adriano in questo campionato sommerso dall'abbraccio dei compagni. Posizione regolare sembra per Adriano, che va di tacco a ricordare anche un certo Bettega e a segnare il gol dell'1-0 del Parma. La delusione di Ancelotti. Poi si fa vedere il Milan con Sedorf, prende la mira, questa volta il pallone supera la traversa, va dentro Tomasson, cambia ancora Ancelotti, il Milan che è sotto, deve assolutamente rimediare questa partita. E osservate Sedorf che coglie l'incrocio dei pali al 38esimo minuto. Ancora l'olandese del Milan a Fre battuto. E poi al 40esimo l'episodio che farà discutere. Il pallone toccato da Inzaghi cerca la conclusione Ambrosini. Inzaghi è in posizione regolare, almeno dalle immagini che abbiamo visto, ma poi ci penserà Paolo Paganini alla moviola a raccontarci tutto. Il signor Pisacreta segnala la posizione di Inzaghi in fuorigioco, quindi rete vanificata. Ci prova ancora Adriano e al 45esimo entra Pierini per Mutu, in fase ormai di recupero ancora Adriano, davvero fra i migliori in campo, che cerca il colpo di testa di Filippini. E poi Prandelli si arrabbia per questa segnalazione sul fuorigioco di Adriano, Farina lo manda fuori anzitempo. E la terza vittoria consecutiva del Parma che vede la zona Champions League e il Milan che scende a 8 punti dalla Juventus. E questo è Adriano Galliani che lascia poco prima della fine della partita il Tardini, credo visibilmente deluso. Io non ho presentato prima Paolo Paganini, mentre vediamo adesso la classifica in attesa naturalmente delle partite di domani, in attesa soprattutto di Inter-Roma. Juventus 60, Inter 54, Milan 52, Parma 45, ultimo il Torino a 19. Chiedo a Paolo, che naturalmente
Tinotti se lo giudica l'Inter che gioca in casa. Quello degli sfottò via striscione va al Milan che punta sull'ironia. Provateci ancora, il messaggio della slot machine rossonera. La sfida del gol viene vinta da Filippo Inzaghi, rete stagionale numero 26, tanto quanto Vieri, rimasto però all'asciutto. La miglior prestazione di Rui Costa, il portoghese in mezzo al centrocampo può esprimersi con scioltezza e sicurezza, pronto a sacrificio di diversa posizione se fosse di nuovo necessario. Non è un segreto per nessuno, neanche per Ancelotti, lui lo sa perfettamente che a me piace più giocare centrale, però lo capisco anch'io che delle volte per necessità delle partite non bisogna utilizzare un altro tipo di moduli. L'onda del derby si ripercuote a vari livelli, classifica, infortuni da una parte e dall'altra, soprattutto incertezze sul futuro di Cooper. Il Milan perde Paolo Maldini che verrà operato domani per la frattura del setto nasale causata da un contrasto con Vieri e aspetta di conoscere l'entità della contusione a gambe e ginocchio di Serginho dovuta all'entrata nervosa accostata a Cordoba, l'espulsione. L'Inter teme uno stiramento per Cannavaro da verificare domani. Ma c'è un bilancio ulteriore da tracciare, è quello dello spessore e della capacità di soffrire e reagire delle due squadre. Non basta l'inferiorità numerica a metà del secondo tempo come alibi per un Inter che ancora una volta non ha saputo far arrivare a Vieri, suo cannoniere, un solo pallone giocabile. Per mettere tutto dentro una borsa non è così. Tante volte abbiamo avuto la difficoltà e la squadra ha uscito da un momento difficile. L'Inter non ha vinto nessuno dei confronti diretti con le altre grandi e per quanto Cooper si ostini a considerare ogni partita una storia a sé, 7 capitoli senza i 3 punti contro Juve, Roma, Lazio e Milan fanno un romanzo dall'atmosfera perdente. Le distanze si fanno maggiori dalla Juventus, il sentore di un'altra stagione delle occasioni perse comincia a crescere, tanto che Moratti deluso chiude il discorso scudetto a favore della Champions League. La percezione, a parità di classifica, non è la stessa per il Milan di Ancelotti, proprio perché pur senza continuità e pur avendo vissuto momenti di crisi in campionato, la squadra ha mostrato gioco e quando non c'è stato lo spettacolo è comparso il carattere, soprattutto nelle gare di maggior prestigio e importanza, quelle che brucia di più perdere. Noi non molliamo, siamo ancora lì. C'è un grosso rimpianto e potevamo giocarcelo diversamente a questo campionato, però ancora non è detto all'ultima. Fino all'ultima giornata daremo battaglia. Mentre Berlusconi ancora crede alla rincorsa scudetto, Moratti si disamora definitivamente del tecnico argentino pur distribuendo le responsabilità. Mi sembra che tutti insieme, non responsabili della sconfitta, intendo che abbiano fatto una partita convinti di avere una formazione valida tutti. E che però non è andata bene come volevamo, quindi sì, poi alla fine tutti colpevoli se la partita va male, insomma. Allora, Carlo Longhi, un lavoro su questo derby, parecchie cose da vedere, mi raccomando, chiaro, compendioso, ma stringato. Vediamo subito degli episodi che coinvolgono l'arbitro e i giocatori. Il primo episodio, c'è un brutto fallo di Di Biagio su Serginho. Qui Di Biagio è stato ammonito, ma mentre l'arbitro sta per ammonire Di Biagio arriva Costa Curta, prende l'arbitro per un braccio e io in questo caso avrei ammonito anche Costa Curta. Per falli meno, per trattenute meno gravi di questa sono stati espulsi altri giocatori. Questo è un brutto fallo. Ci sono in realtà stati arbitri più permalosi. Su questo brutto fallo di Cordoba su Serginho l'arbitro viene e Vieri dice chiaramente all'arbitro: ma stai facendo il protagonista. Lo vediamo dall'abbiare, anche in questo caso io avrei ammonito almeno Vieri. Ed infine nel secondo tempo, mentre sta ammonendo Gattuso anche, e sta parlando anche con Ancelotti, Gattuso si comporta in questa maniera, comincia a discutere con l'arbitro e l'arbitro in questo caso poteva anche addirittura estrarre per la seconda volta il cartellino giallo. Andiamo a vedere i due contatti di Vieri. Ecco, non si può saltare per regolamento con il braccio allargato, quindi anche se sono falli involontari, questo su Nesta e quello successivo su Maldini sono falli che l'arbitro deve fischiare. Immagini peraltro sempre più abituali sui nostri campi. Saltano tutti con le braccia alzate, ma questo è fallo. Ed infine vorrei far vedere due brutti falli, il primo di Materazzi su Shevchenko. E secondo me io in questo caso avrei espulso il giocatore dell'Inter perché il fallo è direttamente sul petto del giocatore del Milan e nell'altro giusta l'espulsione di Cordoba per questo netto fallo su Serginho. Abbiamo concluso? Con la moviola sì, è tutto. Giorgio, seguendo il servizio di... In questo campionato, occasioni da gol alla mano avrebbe potuto vincere anche largamente. Ha trovato sulla propria strada un portiere ispirato, ma c'è dell'altro. La squadra di Ancelotti è mancata sul piano delle idee, della qualità del gioco. Ha sfruttato poco e male le fasce laterali, non è una novità, ma anche centralmente ha palesato gravi difficoltà. Mancavano Rui Costa, Pirlo e Seedorf.
troppe assenze evidentemente tutte nello stesso reparto. L'Empoli ha colpito a freddo e poi si è difeso, a volte con un po' d'affanno, spesso con ordine. Molto Milan in tribuna, Maldini porta ancora i segni del derby di una settimana fa. Spazio per Rivaldo, di nuovo titolare in campionato dopo 5 settimane. Nell'Empoli Rocchi, unica punta con Di Natale a supporto. 12° Empoli in vantaggio, tutto nasce da un'invenzione proprio di Rocchi che porta a spasso Nesta, ne evita il ritorno e mette in mezzo un pallone sul quale c'è la deviazione vincente di Di Natale al 9° centro stagionale. Empoli dunque sull'1-0 al primo affondo, qualche dubbio sulla posizione di Di Natale al momento del passaggio di Rocchi, Longhi dirà. La reazione del Milan, Costa curta sulla sinistra per Serginho, pallone filtrante, Inzaghi arriva con un attimo di ritardo, è il 15°. In un Milan privo del reparto pensatori può capitare che sia Nesta a costruire gioco. La palla è per Inzaghi che si libera al tiro. Nessun problema per Berti, le parate difficili arriveranno. Pochi impulsi da Rivaldo che non ha fortuna nemmeno quando prova l'iniziativa personale. Poi un brutto episodio, Serginho si libera della marcatura di Vannucchi con una gomitata, Nessina non interviene. Vannucchi poi si riprende e calcia con intelligenza questa punizione. Bellerin non si fa pregare, palla sul fondo. 44°, Brocchi per Tomasson, il danese tira con grande rapidità, Berti si oppone con i pugni, la palla poi arriva a Serginho, il cui sinistro pecca di precisione. Ripresa Ba per Helweg nel Milan. 7° minuto, cross di Ambrosini, Inzaghi si coordina per il colpo di testa, c'è subito lavoro per Berti. La fotografia delle difficoltà del Milan, Ambrosini cerca sulla destra qualcuno che non c'è, allora si gira, cede palla a Rivaldo, a destra intanto è salito Ba, il brasiliano lo chiama in causa, il francese sbaglia banamente il controllo. Prova la percussione Serginho, Cribari lo ferma, subentra Tomasson, gran sinistro Berti in angolo. Per il Milan anche una punizione a due dal limite dell'area piccola, conseguenza del retropassaggio di Di Natale. Prova Rivaldo, trova la barriera, è calcio d'angolo, 16°. Il corner di Serginho, la testa di Alessandro Nesta che sfiora il bis dopo il gol in Coppa Italia. Entra Shevchenko per Ambrosini e costringe Pratali, già ammonito, al fallo. Secondo cartellino giallo, Empoli in 10, 25°. La punizione è di Rivaldo, il colpo di testa di Serginho. Il laterale era ad un metro dalla porta. Provano tutti, anche Laursen, Berti ha un'indecisione, poi rimedia su Inzaghi vanificandone il tap-in, è il 31°. 7 minuti dopo, Brocchi per Rivaldo che di testa smarca Inzaghi, il centravanti si allunga troppo il pallone, il resto lo fa il coraggio di Berti. Ultimo guizzo di Tomasson sulla traiettoria del tiro di Rivaldo, il portiere dell'Empoli decisivo fino alla fine. È tutto, linea che torna a Roma. Non mi è sfuggito quel Longhi dirà pronunciato da Bizzotto, vai sì, Carlo. Non c'è solo quello, ci sono anche altri due episodi da vedere, vediamo il gol dell'Empoli che poi ha deciso la partita. Vediamo appunto Rocchi, e quando Rocchi mette al centro è difficile stabilire, ecco, possiamo tornare indietro, se Costa Curta tiene in gioco Di Natale oppure no. Secondo me mi sembra Di Natale in posizione di fuorigioco, però il collaboratore dell'arbitro, l'assistente, è posizionato meglio di noi. Andiamo a vedere molti dubbi anche su questo calcio di punizione in diretto che ha determinato un po' di apprensione per la difesa dell'Empoli per questo passaggio di Di Natale che secondo me è involontario, sta calciando il pallone indietro, l'ha parato Berti, molto difficile stabilire che ci sia volontarietà da parte di Di Natale. Ed infine vediamo al 23° del secondo tempo, Serginho mette al centro e c'è netto il fallo di Pratali su Inzaghi, questo era calcio di rigore secondo me. Possiamo rivedere le immagini, ecco qui Pratali nettamente su Inzaghi, la spinta c'è da Tergo, era calcio di rigore. Il Milan ci ha provato, non c'è dubbio, Berti è stato decisivo, ma Giorgio, il Milan è andato a perdere la sua prima... Dacur prova subito i riflessi del portiere brasiliano, Shevchenko e Tomasson nell'attacco rossonero, eccolo Shevchenko ispirato da Rui Costa. Inzaghi è in panchina, c'è anche Redondo in campo e c'è la maschera di Paolo Maldini, anche questa sera comunque fra i migliori della sua formazione. Montella, la palla sul destro, un guizzo, ma nulla da fare per il centravanti della Roma. Poi la protezione di Maldini, la protezione del setto nasale ha qualche problema. Qui si vede Totti con questo destro che impegna così
Dida, un primo tempo non bellissimo, si va un po' a sprazzi, ma gli uomini di classe si fanno sentire. Lancio lungo intanto di Calazze con Shevchenko che sembra prendere la mira, 38 minuti ma non trova la porta di Pellizzoli. Poi ancora Totti per Dacur, manovra a lungo respiro della Roma, lascia scorrere Montella, arriva Sartor, una delle novità di questa sera, Di Capello, poi la girata di Totti sul fondo, siamo al 44esimo minuto, ma non è ancora finita la prima frazione con questa volata di Tommasi, ma è sempre Capitan Maldini a chiudere sul centrocampista della Roma. Non ci sono cambi nella ripresa, ripresa sicuramente migliore, lancio di Totti per Tommasi, supera Dida, ma osservate Nesta che va a difendere così la propria porta, l'ex laziale che uscirà poi per Crampi, riesce in questo modo ad evitare il gol della Roma. E osservate come Italo Galbiati, secondo Di Capello, si accascia quasi fra le braccia del suo allenatore. Shevchenko, che questa sera è stato rimproverato spesso da Ancelotti, non trova la porta di Pellizzoli, e poi rudezze fra Nesta e Totti dopo un primo tempo all'insegna del fair play. Esce Totti, entra al suo posto Cassano e poi uscirà anche Nesta. Contropiede del Milan con Shevchenko che ignora Tomasson, una buona occasione per i rossoneri al 12esimo minuto, e c'è la Roma che va in avanti con Emerson, caparbio nel farsi largo tra la difesa del Milan e poi Montella che tocca verso Cassano, la posizione sembra regolare, il gol di Cassano al 15esimo, il gol dell'1-0, il settimo gol in campionato per il ragazzo di Bari Vecchia. Rivediamo ancora il tocco di Montella, sembra tenuto in gioco da Maldini, Cassano, e la palla finisce in rete. Abbiamo detto di Inzaghi che subentra Shevchenko, della buona per Ambrosini, poi Nesta che prova a trattenere così Cassano, viene ammonito ma ha dei problemi, Nesta aveva accusato anche dei crampi, Papa resta inflessibile, Nesta esce tra i fischi dei sostenitori della Roma, al suo posto Laursen, poi c'è Sartor. Questo lancio verso Cassano e Laursen che mette sul fondo, gioca sicuramente meglio la Roma, e vedete come Lima provi a cercare, trovando la testa di Tommasi per il 2-0 alla mezz'ora. Il gol di Tommasi non segnava dal 19 ottobre scorso. Dentro al Dair per Sartor, guizzo del Milan con questo gol di Tomasson che sembra riaprire la partita al 36esimo minuto, il gol del danese, il quarto in questo campionato. Poi ci sarà anche l'ultimo acuto da parte di Manuel Rui Costa con Pellizzoli che si distende benissimo sulla sua destra, ma la Roma vince sul Milan per 2-1 ed è la settima sconfitta in campionato dei rossoneri, 7 sconfitte come quelle patite dall'Inter. E a questo punto mi rivolgo anche a Luisito Suarez, Milan fuori dal discorso scudetto, la mia è una domanda. Sì, no, ma è che puoi anche affermarlo, secondo me, perché la matematica non c'è, però già praticamente. Poi questo tipo di partita di oggi ha fatto capire che il Milan oramai, non so se è perché punta, perché vuol puntare alla Coppa, o è che fisicamente oggi non c'erano. Ha patito molto secondo te il match tirato di mercoledì con l'Ajax? Sì, un po' sì, però un po' secondo me l'hanno giocato, perché uno può far vedere di patire un match tirato 4 giorni prima o 3 giorni prima, se nel secondo tempo cala, ma quando dal primo minuto tu giochi a questo ritmo vuol dire che la testa forse sicuramente non ha dato questa sensazione. Paolo Paganini. Vediamo se sono pronti gli episodi relativi appunto a questo anticipo tra Roma e Milan. Abbiamo scelto alcuni episodi, vediamo se il tecnico Mauro Gandiani ce li può mostrare. Eccoli qua. Partiamo da un derby, nel senso tra l'ex laziale Nesta e Totti. Totti poi uscirà, eccolo qua, siamo nel primo tempo, la manata in faccia di Totti e poi la rudezza di Nesta che certamente non fa complimenti. È stato uno scontro molto, molto duro tra i due. Anche se mi rivolgo a Italo Cucci, c'è stato fair play soprattutto all'inizio fra i due ex capitani, almeno ex capitano della Lazio, attuale capitano della Roma. Qui abbiamo visto il momento e sì, mi rivolgo sempre. Poi va, e poi ecco, dopo questo contrasto lascerà il campo. Sembrava Totti. Il fair play quando nessuno dei due era intenzionato a vivere la partita intensamente. Appena si è scaldato il clima, sono tornati fuori i due vecchi capitani della Roma e della Lazio che si sono
punti adeguatamente. In particolare Nesta mi è parso molto molto agitato, forse anche dal tifo contrario che l'ha perseguitato abbastanza. Andiamo qualcosa? Avanti, sì, abbiamo ancora due episodi. Ci sono le proteste da parte del Milan, ma eravamo sullo 0-0, mentre qui ancora lo scontro tra Nesta e Totti. Proseguiamo, eccolo qua. Andiamo a vedere, ci sono le proteste di Ambrosini. Osservate la trattenuta, il braccio sinistro di Zebinà su Ambrosini, che Zebinà lo porta giù. Ora qui è il solito discorso sulle trattenute. Ma che questa è la classificazione che di tutte le partite. Ogni punizione nel calcio d'angolo non c'è solamente un rigore. Secondo me ci sono minimo due o tre. E l'ultimo episodio, andiamo a vedere il gol di Cassano, che poi ha provocato anche qua le proteste da parte del Milan. Eccolo qua, il pallone arriva a Cassano che lo deposita in rete. Ci sono le proteste da parte dei giocatori milanisti verso l'assistente di Paparesta, che era Babini. Eccolo qua al momento, ma come vedete è Maldini che tiene in gioco Cassano, forse anche un altro, anche Simic. Mauro Sandriani invece ci ha